Questa è la domanda che mi irrita molto di solito e a causa della quale ho scritto questo libretto che si chiama appunto Scrivere con l'inchiostro bianco. No, dico così perché è una domanda che si fa solo alle donne, come se l'essere donne implicasse di per sé un approccio diverso alla scrittura, e questo è anche vero. Cioè, è vero che le donne hanno una storia differente, quindi anche il nostro approccio alla lettura e alla scrittura, all'educazione in generale, è stato storicamente diverso, e questo, come dire, porta anche a un modo diverso di raccontare, che però non è un modo femminile, perché poi ogni donna ha, appunto, come gli uomini, ogni donna è diversa e quindi ha il suo personale approccio alla scrittura. Però c'è come questo livellamento, no? Che purtroppo a volte o il livellamento che comporta anche una specie di apartheid, di segregazione, per cui le scrittrici le si studia a parte, come se fossero un capitolo separato della storia della letteratura italiana. O nelle antologie, ci sono proprio alcune antologie in cui ci sono le donne, che è una cosa insopportabile, perché appunto le donne non vivono in una storia separata, a parte, ma sono parte delle correnti letterarie, della storia, del loro luogo, del mondo, e quindi le donne non si possono studiare a parte, si devono studiare nel contesto che ha formato tutti, uomini e donne. Invece questa segregazione in realtà cosa nasconde? Nasconde una diminuzione, come se appunto le opere delle donne fossero sempre un di più, una cosa un po' un capriccio, una cosa minore. Ecco, allora per questo ho detto all'inizio, è la domanda che mi irrita perché nasconde quello che non è appunto un giudizio, ma spesso e volentieri un pregiudizio.